Ehi la ciurma, io sono Mazzetessa e benvenuti in questo nuovo episodio di Mindtest Ita, seconda stagione, mannaggia, cioè io non ho una vita che faccio Mindtest. Certe volte mi stupisco di esistere ancora dopo tutto questo, cioè... Adesso devo guardare una cosa che ho scoperto nel... No, non c'è, ottimo. Niente, l'altra sera siamo stati con commentatore video sul server multiplayer di Mindtest. Tra l'altro vi ricordo sempre, iscrivetevi al canale Telegram perché così vi comunico se per caso ci troviamo sul multiplayer, se ci troviamo su Discord per fare due chiacchiere, eccetera, eccetera. Detto questo, ci siamo trovati sul server multiplayer in cui abbiamo la partita multiplayer della ciurma e ho scoperto che ci sono dei blocchi super mega sottili che a me avevano sempre fatto schifo, ma che effettivamente potrebbero essere molto comodi per illuminare la casa, ma sono di una mod che effettivamente non ho e quindi dovrò riflettere se metterlo o meno. Detto questo, commentatore video mi ha suggerito una bellissima idea nello scorso video, come avrete potuto magari leggere tra i commenti, ed è quella di automatizzare il discorso della Mossy Cobblestone. Oh mannaggia, quella è diventata Mossy Cobblestone. L'idea è quella di fare una sorta di farm di Mossy Cobblestone. La mia idea sarebbe quella di farla sotterranea, ma voglio avere prima una piccola idea di come fare il layout. Nel senso che di sicuro avremo bisogno di un... mannaggia, c'ho la scrivania che è un macello. Avremo bisogno di un node detector per vedere quando quella è effettivamente diventata Mossy Cobblestone. Poi avremo bisogno di un block breaker, node breaker forse si chiama, e un deployer, quello che mette il blocco. Abbiamo bisogno di qualcosa che ci metta il blocco nuovo di cobblestone, in cui cioè noi la carichiamo di cobblestone ogni tanto, e perché non vorrei automatizzare tutto, cioè anche con la costruzione della cobblestone, perché comunque non è che abbiamo bisogno di quantitativi industriali di mossi cobblestone. E cos'è quello che serve a noi? Cos'è quello che serve a noi? Mi sa che era nell'altra pagina. Self-contained injector, no? Constructor, CNC machine, node detector, player detector. A meno che non sia nella Pipeworks. Forse sì, dispense o deployer? Forse il deployer è quello che ci serve. Voglio vedere un attimo se... Perché il dispenser secondo me lancia l'oggetto, il deployer lo mette, lo piazza. Deployer, allora abbiamo bisogno di una cesta, un pistone e un... cicipuzzo. Allora il cicipuzzo, eccolo, una cesta, cicipuzza, un pistone. Abbiamo giusto un pistone, ottimo. E 2 di legno ce l'ho, 4 di stone, che andiamo subito a fandoci. Qua. Intervallo. No. Allora, 2, 3, 4. Ok, ottimo. Allora, facciamo così. Ottimo. E vediamo, abbiamo qualcosa per dargli un impulso. Una leva andrà benissimo. Una leva andrà benissimo. Allora facciamo che piazzare il blocco qua sopra. No, lo voglio girato. Lo voglio girato e vi spiegherò perché. Screwdriver. No, mi sa che devo fare così. Ottimo. Togliamo questa cobblestone, mettiamo questo nel suo inventario, mettiamo un pezzo di cobblestone e... Ottimo.
Adesso se quello viene riattivato di nuovo, mette di nuovo la cobblestone. Ottimo. E lui... Ah no, devo togliersi la cobblestone, effettivamente. Ha anche senso. Allora, lui fa quello che dovrebbe fare. Allora, quindi ora ci serve un node breaker, che si fa sempre nello stesso modo. Dobbiamo fare un paio di pistoni, mi sa, eh? Ma magari dovremmo anche tenercene un po' di pistoni. Allora, tanto legno ne abbiamo, cobblestone ne abbiamo, ferro ne abbiamo e mezzecon ne abbiamo. Ferro forse ne devo cuocere un po'? No, ce n'è. Allora, facciamone un po', una discreta quantità, che almeno poi ce le abbiamo, ci restano un po'. Allora, quanti ne abbiamo qua? Non abbiamo legno. Non è che ne facciamo poi tantissimi, è senza legno. Detto proprio così, sinceramente. Allora, vai qua, vai qua, vai qua, vai qua, vai qua, vai qua. Togli questo, togli questo. Allora, pistoni, ok. All. Ma non mettermi questo legno, porca la miseriaccia ladra, mettimi questo, no? Si fai così, dai. Allora, 2, 4, 6, 8, 10, 12, una ventina va bene? Sì, dai, una ventina va bene per ora. Non vorrei fare una farm enorme, in realtà, voglio solo prima vedere un attimo come funziona e poi replicarla un attimo. Il pistone ce l'abbiamo. Dobbiamo fare un notebreaker, quindi abbiamo bisogno di un... piccone di mese e cos'altro c'era bisogno? Altra stone e delle wooden planks. Wooden planks ce l'abbiamo, altra stone, andiamo a cuocerla. Allora, puff, 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 1, 2 e 4, ne mettiamo qua. Adesso rimettiamo in ordine questo, che sono andato tutto a spezzettare. E poi abbiamo bisogno di mesecon, che abbiamo un... Come si chiama quello che mettiamo di solito? Per essere sicuri che il segnale arrivi più tardi. Un delayer, ecco. Due mese con torch che si fanno. Non so se ne abbiamo ancora. Secondo me non ne abbiamo più. Ah, invece ce n'è. Ottimo, vediamo un po' qua. Questo. Fammene un paio. Otto, dai. Vabbè, ma che poi forse ne avevamo anche, non lo so. Guardiamo, ce n'erano, adesso faccio il fail mega epico. No, infatti. Mi sembrava, perché di solito ce li ho sempre super contati questi. Ma averne un po' in più non fa male. Allora, pa, 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 dovremmo avere quindi tutto. No, perché non abbiamo fatto neanche ancora il node breaker. Allora, le wooden planks, metto queste così le consumo un attimo. 1, 2, 3, 4, ottimo. Allora, node breaker, il deployer, ah, il node detector, eccolo qua. Ah, questo è quello un pochettino più incasinato. Quattro, ma magari ce l'abbiamo ancora uno di quello che avanza? No, eh? Sto sperando troppo. Sto sperando decisamente troppo. Allora, però il silicone forse ce l'abbiamo. Sì, 4 ne servono? Sì, ok, quindi fai così. Bene. Poi del ferro e ok, uno, cioè abbiamo finito praticamente 24 unità di ferro, una roba del genere. Prima o poi dovremo tornare in miniera. Dovremmo aver tutto, direi. Sì, allora. Mettiamo un pistone, qua ci metto il... No, aspettate, non voglio fare casini con i pistoni perché già mi ha fatto crashare un sacco di volte il mondo. Allora, metterei una. No, cos'è? Ho rotto un pezzo, non volevo. Ok, dov'è il pezzo che ho tolto? No, era della stone. Ma porca miseria.
E dentro ci metto del cobblestone, ok? Poi, allora, ho bisogno di un node detector e un node breaker. Il node breaker lo metto tipo qua. Il node detector lo mettiamo tipo qua, vediamo se si gira giusto, ottimo. E ho bisogno di un segnale che passa di là e arrivi ritardato sopra, quindi così. E posso fare così? Mi sa di no. Però posso tipo fare così, così, così. Sì, qua non c'è il... Ecco, così dovrebbe funzionare? Così di sicuro, se lo metto sotto non lo so. Giusto per evitare che arrivi con in contemporanea. No, però se lo metto dietro non posso espellere in quel modo. Allora, dovrei far fare forse un giro dall'altro lato che è meglio. Però no, così no. No. Giralo così e così. No. Lo gira, si fa così. Perché allora il discorso è che qui c'è la cobblestone, ok, ma dobbiamo metterci l'acqua accanto, quello è il discorso, perché altrimenti non può diventare... possiamo mettergliela anche sotto però in realtà l'acqua. Credo che vada bene uguale. Se noi mettiamo l'acqua e dovrò rompere questo. Mi sa. Proviamo. Così, ok. Un secchio d'acqua non ce l'ho qua, ce l'ho nello zaino. Eccolo. Vediamo un attimo, così e così. Ah, no, perché non avevo... Uff, che scemo. Allora, devo settare quell'affare là su Mossy Cobblestone. Come si chiama tecnicamente? Allora, vediamo di trovarne un pezzo. Ok. F5, vi chiedo scusa, non vedrete un Kaiser. Allora, default 2 punti Mossy Cobble. Default 2 punti Mossy Cobble. Allora, default 2 punti Mossy Cobble. Ok, l'ha preso? Sì. Quindi se io adesso metto questo non dovrebbe succedere niente, vero? Ok, non sta succedendo niente. Più che altro quello che non ho capito cosa è successo prima è perché mi ha cancellato l'acqua. Ha spinto troppo in giù. Si attiva subito. Temo. Si attiva troppo in fretta. Forse perché prende direttamente di là. Vediamo se gli tolgo questo, che cosa succede. Non mettiamo l'acqua, che tanto... Sì, si attiva direttamente, non ha bisogno di quello. Probabilmente, ma forse neanche il node breaker. E quindi mette due cosi di cobblestone. No, così non succede un Kaiser, perché l'altro non lo rompe. Cioè, sopra gli passa il segnale, ma accanto no.
Ah no, sono scemo, gli ho messo dal cobblestone, non gli ho messo della mossa di cobblestone. Vado a distruggere la roba qua. Ed era ovviamente dell'altra stone. Non l'avevo messa qua a cuocere per sistemare. Ah no, l'avevo sistemata e poi dopo l'ho distrutta. Allora, abbiamo detto, mettiamo della... Non sta succedendo niente. Quindi passa il segnale sopra ma non di lato. Però se io adesso mettessi sotto qua dell'altra roba, tipo questo, no, si attiva istantaneamente, questo non va bene per niente, quindi devo spostarlo e metterlo tipo qua davanti. Allora, dov'è che è? Ok. Vai così, ottimo. E mettere il delay era a sto punto. Messo come era messo prima. Per forza. Allora, fai così. Il delay girato dall'altro lato. E così. Però questo ritardi. Ottimo. Mo' proviamo. Ah, ma questo non ha messo un Kaiser, ovviamente. Non ho capito cosa è successo, ma... Ok, adesso funziona. Adesso funziona. Devo vedere se funziona mettendo l'acqua sotto. Allora, mettiamo l'acqua sotto. E mettiamo della cobblestone. Potrebbero volerci degli eoni prima che quello capisca come funzioni il discorso, però il concetto è quello. Il concetto dovrebbe funzionare adesso. Quello che c'è da fare è la costruzione della zona apposita. Allora, questo dovrebbe prendere in input direttamente, credo, senza bisogno di strane idee. Questo default mossy cobble abbiamo visto che funziona, e lui... Andiamo a riparare i buchi che abbiamo fatto, uno e l'altro là sotto, quindi non possiamo ripararlo per ora. E niente, ci sarà da vedere quando diventa mossy quella, perché... Forse non basta per un lato, forse non basta un lato. Un lato a contatto con l'acqua, non lo so. Dovrò informarmi, guardo solo da quanto stiamo registrando da 18 minuti, quindi direi che potrebbe anche essere un'idea quella di andarsene a dormire e andare a terminare questo episodio. Lascerò un po' così per vedere se per caso diventa mossy cobblestone, ma ho paura che abbia bisogno di più lati a contatto con l'acqua per diventare... mossi, vediamo se qua abbiamo un controesempio di una che abbiamo messo di là. Ma le avevo messe tutte centrali perché avevo paura di questo fatto qua. E quindi non ne ho sperimentata nessuna di esterna. Queste sono poi tutte messe tutte uguali, quindi non possiamo sapere. Non possiamo sapere da queste. Nulla, nulla, nulla. E boh, niente, si vedrà, vedremo, lo scopriremo solo vivendo. Io nel frattempo raccolgo un altro po' di mese. Devo grazie che esiste questa mod, perché altrimenti sarei davvero messo malissimo in quanto a mese, visto che non esiste praticamente. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, vi invito a lasciare un mi piace, un commento e iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Ci vediamo molto presto, prossima settimana. Ciao a tutti, un bacione, un abbraccione e buona giornata. Ciao!